Più di 56 comaschi su 100 hanno già ricevuto almeno la prima dose della vaccinazione anti-Covid, un dato che vede al momento il territorio lariano al secondo posto in Lombardia, dopo Lecco, dove la percentuale sfiora quota 60. Complessivamente, in regione sono già state somministrate oltre 6.700.000 dosi di farmaci contro il virus e i rifornimenti ormai sono costanti, senza più difficoltà di approvvigionamento. Il dato non è omogeneo sull'intero territorio provinciale, ma oscilla tra il 37% di Livo e il 68% di Alvese Concassano. Un capitolo a sé è quello di Campione d'Italia. Al momento solo il 17% dei residenti dell'enclave ha ricevuto il vaccino e la campagna non procede come invece accade nel resto della provincia e della regione. Numerosi comuni più virtuosi che hanno superato quota 65 o almeno 60% di vaccinati. Le criticità maggiori riguardano invece alcuni paesi della zona dell'Alto Lago e della Val Cavarnia, con dati che si fermano anche sotto al 40%. Nel capoluogo lariano la campagna vaccinale prosegue rapidamente e i residenti che hanno già ricevuto almeno la prima dose sono il 60%. In base all'ultimo aggiornamento, nel dettaglio, oltre 43.300 cittadini della città di Como hanno effettuato la prima iniezione e 19.000 circa hanno completato il ciclo vaccinale con le due dosi o con il farmaco monodose. Uno sguardo agli altri comuni più grandi del territorio provinciale. A Cantù ha già ricevuto almeno una dose il 57% della popolazione, a Mariano Comense il 62%, a Erba il 64% e a Olgiate Comasco il 55%.